Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video targato eltechnoblog.com. Oggi scopriremo insieme come fare un soft reset sugli iPad Pro. Questi iPad, a differenza degli iPad precedenti, hanno cambiato un po' il metodo per fare questo soft reset. Difatti, come vedete, non vi è più il Touch ID. Ma riprendendo un po' il design dei nuovi iPhone, dall'iPhone 10 in poi è stato introdotto il Face ID per sbloccare l'iPad e tutta una serie di gesture. Per fare un soft reset, prima dobbiamo però affrontare il tema su cos'è un soft reset. Un soft reset non è altro che un riavvio forzato. Perderai tutti i dati? In realtà non perderai alcun dato, o meglio, perderai quei dati che non sono stati salvati, ad esempio perché il tuo iPad si è bloccato. Attraverso il soft reset, prima di allarmarsi, è possibile far tornare in vita il vostro iPad. Nel senso, può capitare che il vostro iPad si blocchi o rimanga impallato, diciamo, sulla mela, oppure non si accenda proprio. Prima di allarmarsi, è meglio provare. Una volta sui vecchi iPad col Touch ID, la combinazione dei tasti era cliccare il tasto del Touch ID e il tasto per l'accensione. Oggi invece la procedura è cambiata e un po', diciamo, più complicata. Vediamo quindi come fare. Prima però diamo uno sguardo ai tasti che abbiamo su questo iPad. Se giriamo abbiamo il tasto volume su e volume giù e nella parte alta abbiamo appunto il pulsante per accendere l'iPad. L'operazione che dovremo fare sarà cliccare una volta il tasto volume su e rilasciarlo, una volta il tasto volume giù e rilasciarlo e infine tenere premuto il tasto di accensione posto qua sopra. Quindi proviamo 1, 2, 3. Attendiamo quindi qualche secondo fin tanto che l'iPad si riavvierà. Come avete visto, l'iPad si è spento e questo è il riavvio forzato. Compare, come vedete qua, la mela e l'iPad si riavvia. Questo procedimento è molto utile quando, ad esempio, provate ad accendere l'iPad ma non si accende. Se siete fortunati, non è un problema di tipo hardware oppure software, è possibile con questo procedimento riavviare il vostro iPad e tornare felicemente ad utilizzarlo. Come vedete, si è riacceso perfettamente. Bene, anche questo video è stato concluso. Se ti è piaciuto, iscriviti al canale, aggiungi mi piace e segui il blog. Al prossimo video.